Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Da qualche settimana stiamo raccontando come i popoli antichi si approcciassero alla morte, cosa pensassero avvenisse proprio al momento di questa fine della vita, come immaginassero l'aldilà, quali fossero i suoi dei, e come alcune di queste popolazioni avessero immaginato che gli spiriti dei morti potessero tornare sotto forma di fantasmi. Lo abbiamo raccontato per i popoli mesopotamici, l'abbiamo raccontato per l'antico Egitto, lo abbiamo raccontato per la Grecia. Questa volta facciamo un piccolo salto in avanti nel tempo, ma soprattutto un grosso salto in avvicinamento geografico perché ci spostiamo nell'antica Roma e cerchiamo di scoprire come i romani vivessero la morte e tutto quello che essa comportava. Ora, mi rendo conto che qualcuno potrebbe dire: beh, non è che ci sia tanto da raccontare, abbiamo parlato dell'inferno dei greci, più o meno quello romano non era così diverso. In parte è vero, anche se come vedremo anche qui ci sono delle differenze. Quello che però era fortemente diverso nel mondo romano era tutto il resto. Il modo in cui veniva gestita la morte, i riti funebri, ma soprattutto il modo in cui si immaginava che gli spiriti dei morti potessero in qualche modo influenzare anche la vita dei viventi. Una struttura molto diversa e forse anche molto più elaborata rispetto a quella greca, che probabilmente si rifaceva a miti molto più antichi dei primi incontri proprio con la religione greca. Insomma, di cose da dire come sempre ce ne sono tante, come sempre per questa serie io ringrazio tantissimo Antonella Romano che ha fatto un lavoro strepitoso nel fornirmi del materiale, quindi se questa puntata vi piacerà sarà merito suo, se questa puntata non vi piacerà sarò io che non sarò riuscito a raccontare decentemente ciò che mi ha mandato, a questo punto vi dico mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, in descrizione a questo trovate la playlist con le altre puntate di questa serie e altre puntate dedicate a questo periodo ora sigla e poi iniziamo a raccontare Può sembrare un gioco di parole, ma i funerali erano un evento molto importante della vita dei romani, un evento per cui si spendevano molti soldi, un evento che nel caso di personaggi importanti poteva diventare pubblico e attirare tantissime persone, un evento considerato fondamentale per mantenere stretto il legame tra il morto e la sua famiglia. Tenete a mente quest'ultima cosa che ho detto, perché il legame appunto tra i morti e la famiglia di appartenenza, che, che ovviamente sopravviveva, sarà uno dei punti cardine da cui andare ad interpretare tutto quello che vi racconterò durante questa puntata. Ad ogni modo, questi funerali, come potete immaginare, non erano standard, non c'era un funerale che era identico per ogni persona. Un po' perché le cose cambiarono nel corso dei secoli, la storia romana è molto lunga, un po' perché eh, il modo in cui un morto veniva seppellito dipendeva anche dal suo status sociale: una persona molto ricca, una persona molto nota, molto potente. Aveva ovviamente un funerale che vedeva la partecipazione di molte più persone, per cui si spendeva molto più denaro e che poteva diventare un evento molto atteso e seguito, po' tutto in piccola parte anche se in maniera un po' diversa poi sullo svolgimento è una cosa che succede ancora adesso, persone molto note hanno dei funerali che magari attirano moltissime persone. Anche chi però era meno noto o meno abbiente cercava comunque di dare ai suoi cari defunti un funerale che fosse il più adeguato Possibile. E chi non poteva permettersi neanche questo cercava altri modi per poterlo fare. Ad esempio, le corporazioni che riunivano, ad esempio, artigiani che facevano lo stesso mestiere quando un loro ormai ex membro non poteva, non aveva la possibilità di pagarsi un funerale, interveniva proprio per assicurarne uno di un certo livello e quando neanche le corporazioni potevano intervenire o il morto eh, non faceva parte di nessuna di queste, a volte ad intervenire era lo Stato che forniva un qualche funerale, ovviamente molto semplice, ma che in qualche modo si pensava potesse placare eh, l'eventuale ira dello spirito del defunto. I funerali erano in effetti importanti anche per questo, ci ritorneremo dopo, perché come per altre culture, seppellire i morti non era solo una questione di igiene o di rispetto per un defunto, ma era anche un modo per assicurarsi che lo spirito del morto non tornasse a vendicarsi, non tornasse a vendicarsi di chi lo aveva abbandonato in sepolto, non tornasse a vendicarsi soprattutto della sua famiglia che non era stata in grado di provvedere a lui. Ma ripeto, su questo ci torneremo dopo. Come erano organizzati questi funerali? Beh, proviamo a raccontarne uno, ovviamente provando a raccontare il funerale più ampio e complesso, cioè quello di una persona ricca, potente, con un certo seguito. Immaginatevi ovviamente che nel caso in cui le disponibilità economiche fossero minori, tante cose progressivamente sarebbero state tolte. Ad ogni modo, la cerimonia in sé, se vogliamo, iniziava al momento stesso della morte. Immaginiamo la morte di una persona magari anziana, eh, morta nella sua casa, circondato dall'affetto dei suoi parenti. Bene, così come capita in parte ancora oggi, quando moriva una persona, di solito accorrevano verso la casa tutti i parenti per assistere ai suoi ultimi momenti, spesso magari per salutarlo e dargli un ultimo conforto. Nel momento in cui però avveniva fisicamente il decesso, il primo ad avvicinarsi alla salma era il pater familias, colui che aveva il ruolo di capo della famiglia, o che magari lo aveva appena acquisito proprio per la morte eh, del, eh, di chi lo aveva preceduto. Al pater famiglia si aspettavano tre cose. La prima era chiudere gli occhi del defunto, la seconda era raccogliere l'ultimo alito di vita del defunto stesso tramite un bacio, e la terza e ultima era declamare il nome del defunto per tre volte. In questo modo riconoscendo il defunto, mantenendo il legame e facendo sì che anche tutti gli altri parenti presenti alla morte iniziassero a fare la stessa cosa, declamare il nome del defunto, urlarlo verso il cielo proprio per in qualche modo dargli ancora più forza, ancora più riconoscimento in questo passaggio. Questo, una volta avvenuta questa prima fase, come potete immaginare era molto privata, coinvolgeva almeno inizialmente solo i familiari, gli amici più stretti, iniziava invece una fase molto più pubblica, perché soprattutto per le persone importanti e ricche il funerale diventava, come dicevo prima, un grande evento pubblico. Inizialmente la, salba, la salma veniva affidata ai liti binari, che erano come dire le pompe funebri dell'antichità, le quali prendevano il corpo, lo spogliavano, lo lavavano accuratamente, lo coprivano di oli profumati e poi lo rivestivano, spesso adornandolo con vari oggetti o con dei fiori che avevano un po' la duplice valenza da una parte di far abbellimento, dall'altra col loro profumo di coprire il primo odore che il corpo iniziava ad emanare. Inutile che vi dica che le persone meno ricche non potevano a volte avere accesso a questi servizi e si occupavano loro stessi di preparare il corpo, lavarlo e rivestirlo. Una volta però che la salma era stata preparata, non veniva come oggi conservata all'interno della casa, magari nella stanza da letto, ma veniva preparato un letto apposito che veniva posto all'ingresso della casa per permettere a tutti coloro che avessero voluto venire a fare visita, a prestare eh, il loro ultimo saluto, di poterlo fare liberamente. Era proprio un modo di esporre questa salma per tutti coloro che volessero recarsi da lui un'ultima volta, da lui o da lei ovviamente. Una volta terminata questa prima fase, iniziava il funerale vero e proprio, il quale veniva aperto da un vero e proprio corteo, con il quale la salma veniva presa, portata attraverso le strade verso varie destinazioni. Quando avveniva questo corteo? Beh, ovviamente dipendeva anche qui eh, dalle varie disponibilità. Persone molto povere che non potevano permettersi cortei importanti, talvolta facevano tutto di notte perché era più facile spostarsi attraverso le strade. Persone invece molto ricche e facoltose o molto note, eh, generali, uomini politici importanti, bene, il loro funerale diventava un evento pubblico, quindi si informava la popolazione di quando sarebbe avvenuto il corteo, così che ovviamente potessero arrivare a rendergli onore e questo Quarteo si svolgeva di giorno proprio perché potesse essere osservato il più possibile. Dietro il feretro, durante il corteo, c'erano ovviamente i parenti, i quali continuavano a mostrare il loro dolore, continuavano a invocare il defunto e talvolta insieme a loro c'erano delle prefiche. Ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata alla Grecia. Erano queste donne le quali venivano pagate per mostrare dolore per il defunto. Urlavano, si strappavano i capelli e le vesti, si graffiavano, si percuotevano quello che era il dolore della famiglia. Il corteo però, un po' a differenza di quello che accade oggi durante i funerali, era in realtà aperto da molte altre persone. Ci potevano essere dei musici, spesso flautisti che davano un accompagnamento musicale e spesso c'erano delle persone che portavano con sé delle maschere. Ora questo è uno degli aspetti più particolari che ci inizia un po' a introdurre a quello che era il legame dopo il funerale con i morti. Questi uomini, queste donne che portavano queste maschere, in realtà stavano impersonando i morti della famiglia, cioè persone che erano già morte in passato e che in qualche modo partecipavano al funerale. Quelle maschere, che ovviamente erano maggiormente legate alle famiglie più ricche e più importanti, non erano altro che il calco del, loro, del volto del defunto che era stato fatto al momento della morte e che poi era stato riposto accuratamente in casa e veniva tirato fuori proprio in, queste, in questi momenti. Inutile dire che anche il defunto che, di cui in quel momento si stava facendo il funerale avrebbe avuto il proprio calco che alla fine della cerimonia sarebbe stato riposto insieme agli altri. Se poi questa personalità era particolarmente importante dal punto di vista politico, ci potevano anche essere dei rappresentanti, potremmo dire, delle istituzioni. Ci potevano essere, ad esempio, dei littori che portavano i loro segni, i fasci eh, littori proprio ad accompagnare la salma. Se poi la persona era nota e si voleva in qualche modo fare effetto sul popolo, perché diciamo, a volte i funerali avevano anche uno scopo politico per la famiglia e per coloro che rimanevano in vita, a volte il corteo era accompagnato da persone che portavano con sé dei cartelli, delle immagini che in qualche modo servivano a ricordare alla popolazione quelle che erano state le imprese del defunto. A volte declamavano queste imprese, si fermavano a parlarne con la popolazione, insomma tutto questo diventava un grande evento pubblico. E dove si concludeva questo evento pubblico? Beh, nel caso delle persone più ricche e importanti, talvolta si concludeva addirittura nel foro della città, del centro della vita politica della città, dove la salma si fermava e dove i parenti più stretti, a cominciare ovviamente dai figli, tenevano dei brevi o più lunghi discorsi per ricordare le gesta del genitore o, o del parente, parlare di quelle che fossero le sue qualità e appunto tenere questi grandi discorsi di fronte alla popolazione. Discorsi che talvolta venivano anche controllati, per così dire, perché eh, si controllava quali fossero le capacità oratorie dei figli e si controllava se in quei discorsi dimostrassero veramente affetto filiale verso i genitori. Uno dei discorsi credo più famosi della storia, magari tutti voi ve lo ricordate, è quello di Marco Antonio durante il funerale di Giulio Cesare, discorso che è stato interpretato magnificamente da Shakespeare nella, nella sua opera, eh, tantissimi attori lo hanno fatto veramente molto molto bene, discorso che rappresenta proprio un po' il tipico discorso di questo genere, che in parte ricorda il morto, in parte serve anche a chi lo fa per darsi una certa importanza dal punto di vista politico. Una volta completata quest'ultima fase, il corpo era pronto per essere seppellito. Ma come avveniva l'ultima fase, il seppellimento? Beh, in realtà anche qui non c'era una strada prefissata per tutti, perché anche prima dell'avvento del cristianesimo, in realtà i corpi potevano subire due destini e se seguivano uno o l'altro dipendeva in realtà più che altro dalle tradizioni della famiglia. Alcune famiglie, infatti, preferivano seppellire direttamente nella terra, cosa che era assolutamente possibile, o porre il corpo all'interno di monumenti murari. La maggior parte, però, preferiva non riporre il corpo, ma riporre invece le ceneri del corpo, corpo che veniva posto invece su una pira, accompagnato dai suoi oggetti eh, più importanti a cui era più legato, pira che anche qui dopo un breve discorso veniva accesa da un familiare prossimo e che bruciava completamente il corpo, le cui ceneri o una parte di esse venivano poi o Messe direttamente nella terra, talvolta bagnate con il vino per raffreddarle e per in qualche modo impastarle, oppure messe all'interno di un'urna che poi veniva messa in un monumento. Esistevano dei monumenti, diciamo privati, che servivano a conservare le urna di poche eh, persone, sono famosissimi ovviamente quelli degli imperatori. Se siete mai andati alla Rapaci a Roma, poco dopo c'è il Mausoleo di Augusto, che ha contenuto le ceneri di molti dei primi imperatori, monumento importantissimo che a Roma non è minimamente sfruttato, ma non è ovviamente l'unico, ma eh, vi erano anche delle strutture più pubbliche dove poter conservare queste, queste urne, chiamate ad esempio colombari, in cui veniva messa l'urna, si metteva una piccola iscrizione che indicava chi fosse il morto e magari qualche parola di augurio. Dove venivano però seppelliti i morti? Beh, nell'antica Roma non si poteva seppellire all'interno delle città, una cosa che poi tornò in auge eh, dopo Napoleone in Europa, ma eh, venivano normalmente i morti seppelliti lungo le grandi strade consolari. I più ricchi si facevano di solito seppellire lungo la via Appia, ma si poteva essere seppelliti in varie zone. Una volta seppellito, ovviamente il corpo, seppellito opposta all'urna con le ceneri, il corpo spesso poteva essere ricoperto ovviamente da una piccola struttura, piccolo grande struttura che a sua volta poteva avere sopra delle iscrizioni. Queste iscrizioni talvolta erano complesse, vi erano magari descrizioni del defunto, le sue opere, invocazioni agli dei. Talvolta invece erano poche lettere, ad esempio si poteva trovare sulle tombe le lettere DM, che vogliono dire dis manibus, eh, possiamo tradurlo come agli spiriti dei morti, un modo per affidare il defunto agli spiriti dei morti e allo stesso tempo si pensava un modo per avvertire in anticipo questi spiriti, ovviamente dei morti della famiglia, affinché potessero accogliere lo spirito che stava arrivando. Altre lettere, queste molto più famose forse, sono la R, la I e la P, ogni tanto si dice rip, cioè riposa in pace, requiescat in pace. Eh, in realtà nel mondo romano pace non era tanto inteso come riposa senza nessun disturbo, ma eh, era intesa come una divinità legata alla giustizia, quindi era proprio un modo per dire riposa sotto la protezione delle divinità della pace e della giustizia. La cosa particolare è che entrambe queste iscrizioni sopravvissero al paganesimo, cioè anche con l'avvento del cristianesimo continuarono ad essere utilizzate nonostante il loro legame religioso, solo in parte cambiato, e qui Scat in pace è forse quello che ha avuto delle due maggior fortuna. Alcune iscrizioni poi erano molto particolari perché erano, se vogliamo, anche un po' ironiche. Ripeto, le tombe erano posizionate lungo le strade, quindi le persone passando potevano vederle. Bene, alcune di queste tombe avevano sopra delle scritte ironiche, come ad esempio, tu ora sei lì, ovviamente rivolto a chi passava, un giorno sarai qui dove sono io ora. Eh, come dire, continua a fare i tuoi affari, sappi che però prima o poi morirai e finirai come me qua in una tomba. Una volta che avveniva quest'ultima fase, che il corpo, le ceneri venivano seppellite o all'interno di un'urna, di solito si teneva un banchetto per tutti coloro che avevano partecipato al, al funerale o almeno i parenti più prossimi. Banchetto in cui, come da tante tradizioni che abbiamo già raccontato, e probabilmente in questo caso eh, legato ad una tradizione etrusca da cui i romani avevano preso tutto questo, una parte del banchetto veniva destinata proprio al morto o veniva messa sopra la tomba, fatta talvolta collare sulla terra dove era stato inumato, in modo che anche il morto potesse partecipare a. Tutto questo. Una volta chiusa questa fase, chiuso questo rito, i parenti tornavano a casa, casa che per nove giorni veniva considerata a lutto, o meglio veniva considerata impura. Finiti questi nove giorni, che venivano tra l'altro mostrati con un ramo di cipresso, la casa veniva aperta, veniva ripulita e si andava a concludere questo ciclo, spesso con un altro banchetto ancora una volta in ricordo dei morti. Che cosa succedeva però nell'idea romana a queste persone defunte? Beh, quello che immaginavano è che tutte le persone, come in realtà dal loro punto di vista quasi tutte le cose esistenti, avessero una propria anima, un proprio spirito, chiamato Numen. Questo Numen, che si liberava ovviamente al momento della morte, si pensava che raggiungesse, qualora tutto fosse stato fatto nel migliore dei modi, l'aldilà, ma che da quest'aldilà potesse continuamente tornare per rimanere a contatto con la famiglia. Ecco, sarà questo l'aspetto più interessante e importante che poi ci porterà verso i fantasmi, ma diciamo anche due parole sull'aldilà, perché in effetti qualcosa da dire c'è. Dal punto di vista organizzativo non c'è molto da dire, se avete visto la puntata sui greci possiamo dire che i romani più o meno immaginassero le stesse cose, non stiamo assolutamente a ripeterle. Dal punto di vista delle divinità però qualcosa di interessante c'è, perché se è vero che ad un certo punto i romani iniziarono a considerare a capo del, dell'aldilà Plutone, che è ovviamente una trasformazione del dio Ade eh, greco, questo lo sappiamo tutti, è anche vero che altre divinità più antiche erano già presenti nel panteon romano legate alla morte e agli inferi. C'era innanzitutto Mors, che era la personificazione della morte stessa, possiamo dire un po' la versione latina di Thanatos, anche qui per, per legarci alla puntata sulla Grecia, ma soprattutto c'era una divinità molto più antica di Plutone, che era Orcus, una divinità che secondo alcuni sarebbe proveni, provenuta dal, dal panteone etrusco e sarebbe quindi passata a Roma, che possiamo dire essere stata la prima vera divinità del, dell'oltretomba. Orcus, che esattamente come succedeva in Grecia per Ade, dava anche il nome all'oltretomba che poteva essere chiamato Orcus, era questa divinità rappresentata come una specie di gigante coperto di peli, barbuto, eh, che presentava delle, delle strane orecchie e che talvolta aveva anche dei denti abbastanza importanti. Ed era una divinità che progressivamente venne un po' abbandonata nelle città, sostituita appunto da, da Plutone, il quale in realtà riuniva in sé quelle che erano le caratteristiche. Di Orcus e quelle che erano le caratteristiche di Ade. Continuò però ad essere adorata invece nelle, nelle campagne ancora per molto tempo, probabilmente anche dopo l'avvento del cristianesimo, cosa che portò questa figura progressivamente ad essere associata a qualcosa di negativo nelle leggende. Inutile che vi dica, ve l'ho già parlato anche ieri nello short, che Orcus evolverà in varie culture fino ad arrivare alla figura dell'orco. Si passerà da questo dio alto e peloso all'idea di un uomo selvaggio che vive nelle foreste, ovviamente completamente coperto di peli dalla faccia mostruosa e progressivamente quest'uomo selvaggio diventerà invece un essere che è qualcosa di diverso dall'uomo, appunto l'orco, fino ad arrivare alle varie leggende che portano questi orchi alle favole e poi anche alle opere di fantasy moderne, che poi da lì sono andate a pescare ad ogni modo, come avete notato, alcune di queste divinità erano importate dall'estero, ma è una cosa, credo, ampiamente nota, che la religione romana nel corso dei secoli prese a piene mani dalla religione dei popoli con cui veniva a contatto, presa a piene mani dalle religioni, dalle tradizioni dei popoli del eh, centro Italia, presa a piene mani dal mondo etrusco, poi da quello greco e poi da tutto il mondo, compreso quello medio orientale. Arrivò la Dea Iside, arrivò il culto di Mitra, arrivò il cristianesimo, dopo tutto, dal Medio Oriente con il mondo romano che cercava in tutti i modi di inglobare queste divinità all'interno del proprio pantheon o del mondo religioso. C'era però un aspetto forse ancora più presente soprattutto nei primi secoli che invece è molto più caratteristico della storia romana in sé, cioè il rapporto con gli spiriti. Per i romani, con una tradizione che probabilmente derivava da antichissimi culti animisti presenti in quella zona fin da tempi molto remoti, Tutte le cose o quasi avevano un proprio spirito, un numen, il plura plurale è numina, un numen che eh, poteva talvolta mantenersi legato ad un singolo oggetto, poteva essere un cippo, poteva essere una porta, ma poteva essere anche un fiume, una collina, una città, quant'altro, oppure legarsi invece ad un essere umano da cui appunto lo spirito dei singoli esseri umani. Tutti questi spiriti erano fortemente presenti nella vita del romano, potevano favorirlo, potevano sfavorirlo qualora non fossero stati adeguatamente placati ed era quindi necessario organizzare tutta una serie di eventi, piccoli, grandi, privati, pubblici, che in qualche modo si occupassero di questi spiriti e di quelle che erano le loro necessità. Chi li faceva? Chi svolgeva questi eventi? Beh, ovviamente dipendeva dal livello, dall'importanza, o a che cosa erano legati questi spiriti. Esistevano dei grandi eventi pubblici organizzati dallo Stato, esistevano figure note che si occupavano in particolare degli dei più importanti. Pensiamo ad esempio al pontefice Massimo, carica politica con una forte valenza religiosa che si doveva occupare di alcune cerimonie importanti per gli dei più importanti. Esistevano ordini religiosi, se così vogliamo chiamarli. Le Legate ad alcune divinità, pensiamo ad esempio alle vestali che si occupavano del fuoco di Vesta, ma poi la maggior parte degli spiriti venivano invece in qualche modo placati o adorati, scegliete voi, a livelli più bassi, a livelli familiari, a livelli personali, con molte persone che si occupavano ogni giorno, dedicavano una parte del loro tempo proprio alla cura di questi spiriti, spiriti che peraltro potevano molto spesso erano essere legati ad una singola famiglia e tra questi spiriti legati alla famiglia, ovviamente, una delle parti del Leone lo faceva Proprio gli spiriti degli antenati che continuavano ad essere presenti con la famiglia e dovevano continuare ad essere curati proprio affinché continuassero a dare sostegno alla famiglia stessa. Tra gli spiriti più importanti c'erano i penati, che erano gli spiriti protettori della casa, spiriti eh, che si diceva proteggessero la dispensa, fornissero un ambiente favorevole alla casa e ovviamente fornissero prosperità e cibo, tanto che venivano spesso ringraziati prima di mangiare mettendo da parte una piccola porzione di cibo che veniva poi bruciata sul fuoco in qualche modo pensando di poterli nutrire. Ad essi erano strettamente correlati i Lari, che invece erano gli spiriti dei morti, intesi non come gli spiriti dei morti in generale, come una persona nota, morta chissà quando, di Giulio Cesare, ma come proprio gli spiriti dei morti di quella famiglia. Che venivano continuamente ricordati. Venivano ricordati innanzitutto nel cosiddetto larario, cioè una specie di piccolo armadietto, spesso posto all'ingresso, in cui venivano conservate delle piccole statuette che rappresentavano proprio i morti. Ovviamente, a seconda anche qui della ricchezza della famiglia, questi larari potevano essere molto diversi: più grandi, più ricchi, la stessa cosa le statuette, ma chiunque, anche i più poveri, spesso portavano queste piccole statuette proprio a ricordo dei propri parenti. La questione era abbastanza complessa, anche perché esistevano vari tipi di lari, vi erano ovviamente i parenti defunti, quelli eh, in generale, tutti i membri della famiglia che venivano ricordati, ma c'erano, e forse erano ancora più importanti, quelli legati ai parenti più prossimi, come ad esempio i genitori, che venivano invocati proprio per avere eh, protezione. Vi erano poi quelli della comunità, i quali venivano festeggiati in una festa apposita che erano i Compitalia, che si festeggiava il 22 di dicembre, quindi spiriti che in qualche modo davano protezione non a una singola famiglia, ma a tutta la comunità. La questione poi, se vogliamo, era ancora più complessa perché talvolta gli spiriti che venivano onorati erano anche quelli di persone in vita che magari in quel momento non erano nelle vicinanze di chi compiva eh, appunto queste cerimonie in loro onore. Ad esempio, se si partiva per un lungo viaggio, si potevano portare con sé delle piccole statuette che rappresentavano eh, lo spirito delle persone che si lasciava dietro, una moglie, dei figli, e talvolta ci si portava un piccola, una piccola parte del proprio focolare familiare del fuoco perché in qualche modo la cenere è un tizzone in qualche modo ricordando proprio questo legame con la famiglia e con la propria casa è un aspetto importantissimo della religione romana i romani, eh, ovviamente non sappiamo se tutti, per tutti fosse così ma per molti lo era, sentivano veramente il mantenimento di questo legame familiare anche dopo la morte ad esempio i più ricchi facevano costruire spesso dei busti che rappresentavano i loro antenati, anche per questo ce ne sono giunti molti, molti e questi busti spesso venivano posti nelle stanze dove avvenivano le discussioni, nelle stanze più importanti affinché gli spiriti dei morti potessero prendere possesso di quei busti e partecipare alle discussioni, ispirando coloro che erano ancora vivi le idee migliori proprio per il mantenimento della famiglia. Questi spiriti, nel momento in cui una famiglia si spostava, cioè lasciava una casa e passava ad un'altra, si muovevano insieme a loro, era un'altra cosa importantissima, erano legati alla famiglia, anche quelli della casa, anche i penati si spostavano insieme alla famiglia e raggiungevano la nuova casa, e vi erano ovviamente tutti dei riti per riuscire a mantenere questo, questo legame e farli accogliere nella nuova casa. C'era un'altra festa legata a questi spiriti che erano i Parentalia, ovviamente legati principalmente agli spiriti della famiglia, che era una festa di nove giorni che iniziava il 13 di febbraio. All'interno di questa festa c'era Feraglia, che era il 22 febbraio, che era il giorno in cui si andavano invece a visitare le tombe dei defunti, proprio per rinsaldare pienamente questo legame. Quindi facendo un piccolo riassunto, perché ovviamente avete capito che stiamo parlando più o meno degli stessi spiriti, ma su vari livelli: tutti gli esseri viventi, i fiumi, tutte le cose, hanno un proprio spirito chiama e sono i mani, in italiano, ovviamente, dal latino portato in italiano. Mani, i quali possono essere oggetto di adorazione sia personale, sia familiare, ma soprattutto a livello di comunità o di stato. Una parte di questi mani che sono invece legati alla famiglia vengono definiti lari e quando sono invece molto vicini possono anche essere definiti parenti. Ora, questo tipo di spiriti, che erano invece molto più personali, venivano invece seguiti, curati all'interno della famiglia stessa in modo da mantenere il legame. Spero di essere stato abbastanza chiaro pur avendo dovuto ovviamente un po' semplificare perché altrimenti andavamo un po' troppo per le lunghe. Esistevano poi altri spiriti, ad esempio c'era il genio domestico, che era questo spirito legato alla virilità, che si dicesse fosse legato al, padre fa al pater familias e che era legato alla fertilità, quindi al letto coniugale e così via. C'era poi anche un genius loci, che era invece lo spirito del terreno sopra il quale sorgeva la casa, tutti spiriti che comunque in qualche modo interagivano fra, fra di loro. Cosa succedeva però quando lo spirito di un defunto non veniva, non veniva seguito, non veniva curato adeguatamente? Beh, in quel caso si parlava di lemuri, che non erano ovviamente le scimmie del, del Madagascar, che però vennero chiamate in questo modo proprio perché inizialmente erano molto sfuggenti, quasi come fossero degli spiriti, ma erano invece degli spiriti, possiamo dire, negativi, che tornavano a tormentare i vivi, qua siamo veramente un po' quasi nelle storie di fantasmi raccontate dall'Ottocento in poi, per punirli delle mancanze verso di loro. Erano ad esempio spiriti di persone che non venivano più seguite eh, dalla famiglia che aveva smesso di fare i riti necessari, o erano gli spiriti di persone che non erano state, state sepolte e che quindi tornavano per poter avere una degna sepoltura. Talvolta questi lemuri tornavano perché invece avevano avuto una morte violenta, quindi tornavano, ad esempio, a perseguitare chi li aveva uccisi, o a perseguitare chi non aveva fatto a sufficienza per poter svelare eh, l'assassino, o in qualche modo per poterlo vendicare. Molte delle leggende di fantasmi legati al mondo romano erano legati proprio a questo tipo di spiriti. Non tutti però gli spiriti che tornavano dal mondo dei morti erano negativi. Ad esempio c'erano le ombre. Le ombre erano in realtà una, un ritorno appunto di questi morti sotto forma di questa forma personificata, ovviamente non corporea, non ci poteva essere un contatto, ma che entrava invece in contatto con i vivi. Lo poteva fare realmente durante un momento di veglia o più comunemente lo faceva durante il sogno. Ora, queste ombre non erano sempre negative, ad esempio un, un antenato poteva apparire in sogno per aiutare eh, il, il proprio parente ancora in vita, ad esempio avvertendolo di una minaccia, oppure svelandogli cose del passato, ad esempio dove fosse stato nascosto un tesoro, dove ci fosse un testamento e così via. Sono anche dei piccoli artifici che le, nella letteratura romana ogni tanto vengono utilizzati per giustificare alcuni avvenimenti. Talvolta queste ombre diventavano invece un po' più ossessive, cioè iniziavano a comparire più spesso e talvolta non comparivano ai propri parenti. Quando lo spirito di un defunto non legato a sé, appariva spesso nei propri sogni, si diceva che bisognasse cercare di capire che cosa si stava facendo di sbagliato, in che modo si aveva offeso questo spirito. Anche perché quasi sempre gli spiriti non è che arrivavano e spiegavano per filo e per segno quale fosse il problema, ma lasciavano piccoli indizi, lasciando poi che fosse il, il mal capitato a cercare di metterli insieme, anche perché ripeto stiamo parlando di spiriti che per carità ognuno può crederla come vuole, ma sono più portato a pensare che siano comunque leggende e quindi il tutto è, doveva essere giustificato in maniera un pochettino più sfumata. Peraltro queste ombre venivano in qualche modo comunque onorate durante le festività, ma allo stesso tempo si voleva tenerle un po' lontane, per questo ci si metteva addosso degli amuleti per mantenere una certa distanza. Per i Lemuri poi esisteva anche una festa apposita, cioè i Lemuraglia, i quali si festeggiava il 9, l'11 e il 13 di maggio. Era una festa antichissima, si diceva che a crearla fosse stata addirittura Romolo, il quale ovviamente l'aveva creata per poter in qualche modo onorare e mettere da parte lo spirito del proprio fratello Remo, che dopo tutto lui stesso aveva assassinato. Era una festa che veniva di solito festeggiata dalle famiglie stesse, o meglio che veniva onorata dalle famiglie più che festeggiata, e ad occuparsi di buona parte del, del lavoro era il Pater Familias. Si facevano normalmente tre passaggi principali. Il primo era un'invocazione, un'invocazione fatta ai lemuri, a che si chiedeva che potessero ascoltare quello che la famiglia aveva da dire e a cui veniva offerto del cibo, quasi sempre delle fave e del vino. Dopodiché, una volta attirata l'attenzione dei lemuri, il Pater Familias faceva dei passi indietro, versando del vino o delle fave o, secondo altre tradizioni, lanciandosi le fave alle, alle spalle, dopodiché faceva tutta la famiglia del gran rumore per cercare di scacciare questi spiriti. Alla fine, il, chi aveva compiuto il gesto, il Pater Familias, si lavava accuratamente le mani per purificarsi di quello che aveva fatto. Potrete notare come alcune di queste cose in qualche modo siano sopravvissute fino a oggi, il, di alle, il gesto di gettarsi alle spalle qualcosa, oggi eh, chi è scaramantico lo fa con, eh, con il sale, ma sono tutte tradizioni che sono progressivamente andate avanti. Questa festa, che era così importante e così sentita nel mondo romano, continuò anche durante il periodo cristiano, tanto che nel VII secolo il Papa fu costretto a sostituirlo con una festa che in qualche modo rimandasse al cristianesimo, creando la festa di Tutti i Santi, che inizialmente si teneva proprio il 13 maggio e sarà poi spostata al primo di novembre solo molto tempo dopo, trovando la collocazione che ha ancora oggi. Esisteva poi un'altra celebrazione, in questo caso comunitaria, a cui partecipava tutta la città, che era il cosiddetto Mundus Patet, cioè letteralmente il mondo aperto. Che cos'era questo mundus? Beh, era in realtà il mundus Cereri, cioè una specie di buca a forma vagamente di utero rovesciato che si trovava di solito in un santuario dedicato alla dea Cerere, dea antichissima che poi progressivamente fu accumulata a Demetra ma che aveva delle origini probabilmente molto più antiche, il quale si trovava spesso nel punto di congiunzione tra il cardo e il decumano, cioè laddove c'era un po' l'ombelico, il centro della città. Questo santuario aveva appunto questo, punto, questo pozzo, questo punto di comunicazione eh, con tutto ciò che vi era sottoterra, attraverso il quale si diceva potessero passare gli spiriti dei morti e che proprio per questo normalmente veniva tenuto saldamente chiuso. Vi erano però tre momenti l'anno in cui invece questo pozzo veniva aperto ed erano il 24 agosto, il 5 ottobre e l'8 novembre. Erano tre giorni in cui appunto Mundus Patet c'era l'apertura la, e in cui si pensava che gli spiriti potessero muoversi attraverso la città. Proprio per questo erano giorni in cui si invitavano le persone a non compiere nessun atto, soprattutto nessun atto importante, proprio per evitare qualunque forma di contaminazione. In realtà era una festa di purificazione, la quale permetteva di purificarsi, chiudere qualunque problema legato all'anno passato o comunque al momento precedente per prepararsi a feste importanti, come ad esempio i Saturnalias o il giorno del, del Sol Invictus. Questo legame con la dea Cerere, peraltro, è probabilmente antichissimo e deriva, secondo alcuni, dal fatto che la dea Cerere sarebbe in realtà una trasformazione dell'antica divinità femminile della dea madre, la quale inizialmente non aveva solo lo scopo di assicurare la fertilità delle messi, come appunto faceva Cerere, ma anche uno scopo legato al mondo dei morti, alla morte, al passaggio, che era rimasto proprio in questo pozzo così particolare. Anche qui ci troviamo di fronte ad una festività che progressivamente andò ad evolvere ed è una delle tante festività legate al mondo dei morti che poi sono passate nel corso del tempo diventando delle tradizioni. Qualcuno dice che sia una delle tante feste che poi portarono ad Halloween. In realtà, festività di questo tipo ce n'erano ovviamente tantissime in tante culture, ognuna aveva le sue caratteristiche, ma poi alla fine rimandavano sempre al concetto molto semplice di un legame stretto tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Arriviamo infine alle storie di fantasmi vere e proprie. Beh, qui ce ne sono tantissime. Una delle più famose è legata a Bruto, colui che uccise Cesare, che si dice che dopo aver ucciso Cesare venne visitato da una strana figura avvolta nell'oscurità, una specie di eh, fantasma oscuro, il quale gli disse di essere il suo genio oscuro, il suo genio negativo e gli disse che si sarebbero rivisti a Filippi. A Filippi, dove ovviamente Bruto e i Cesaricidi vennero raggiunti da Ottaviano e da Marco Antonio, la sera prima della battaglia Bruto rivide questo, questo spirito, questo spirito eh, oscuro, il quale non gli disse niente, ma gli fece capire che quel giorno o il giorno successivo lui sarebbe morto, e in effetti così avvenne durante la battaglia. Uno spirito c'è invece anche nell'Eneide, ad esempio, ovviamente magari anche ispirato a tutte le, le, le storie eh, presenti invece nel, nell'Iliade, soprattutto nell'Odissea, ma anche nell'Eneide c'è uno spirito molto importante che è la prima moglie di Enea. Si racconta infatti così fa Virgilio che Enea, mentre fuggiva da Troia portando con sé il padre e i figli, ad un certo punto si fosse accorto di aver perso di vista la moglie, fosse tornato indietro, scoprendo che la moglie era morta e che il suo spirito gli stava parlando. In questo caso uno spirito la moglie, che invece di chiedere vendetta, chiedere di essere seppellito, impellita, invitava Enea a salvare il resto della famiglia dicendogli che il loro tempo insieme era finito e che Enea avrebbe avuto una nuova sposa una volta giunta, giunto in una nuova terra. Insomma, uno spirito familiare che in qualche modo aiutava il parente ancora in vita ad andare avanti. Secondo invece lo scrittore Luciano, nel suo Farsaglia, dedicato ovviamente alla battaglia di Farsalo, lo scontro tra Cesare e Pompeo, Pompeo era invece visitato da uno spirito decisamente più negativo, cioè lo spirito della propria prima moglie Giulia, la quale tornava spesso da lui a tormentarlo perché si era risposato troppo rapidamente dopo la sua morte, tormentandolo di notte, così diceva lei, mentre Cesare lo tormentava eh, di giorno. Insomma, questi spiriti non è che fossero sempre così positivi. Poi, ovviamente, c'erano anche i fantasmi che possedevano le case, le case stregate, un po' come le vediamo oggi. Vedete che pian pianino ci stiamo sempre più avvicinando alle tradizioni moderne. Ad esempio, Svetonio racconta che nella casa dove nacque Augusto c'era una stanza, probabilmente quella dove era nato appunto il futuro primo imperatore, la quale era posseduta da un qualche tipo di spirito che impediva di stare lì all'interno. Si poteva entrare brevemente per poter osservare la stanza ed eventualmente. Eventualmente per prestare un ricordo, un omaggio verso Augusto, ma poi non ci si poteva soggiornare ed era assolutamente vietato entrarvi senza nessun motivo. Si dice che un giorno un uomo particolarmente coraggioso avesse deciso di stare lì dentro, di far portare un letto per potervi dormire, ma dopo poco tempo venne preso da una paura terrificante a cui cercò di resistere in tutti i modi senza allontanarsi, fino a quando non successe un prodigio, apparve qualcuno di non ben definito che prese lui mezzo morto il letto e li lanciò fuori dalla stanza, proprio nelle perfette tradizioni dei fantasmi. C'è un'altra storia che viene raccontata invece da Plinio, Plinio il Giovane, il quale peraltro era un naturalista, una persona molto razionale, ma si trovava a discutere anche di questi avvenimenti di cui tante persone parlavano e che quindi bisognava capire se fossero reali. Plinio, in una lettera, racconta di aver saputo di un evento simile avvenuto ad Atene. Racconta che ad Atene c'era una casa, una casa molto bella, molto spaziosa, con un giardino, che però era tormentata dallo spirito di, di qualcuno. Di notte si sentiva giungere dalla casa un rumore di catene, e questo è proprio nella, nella classica tradizione eh, dei fantasmi: e si poteva vedere aggirarsi per la casa uno spirito di un uomo barbuto, con una barba sfatta, che al solo guardare darlo faceva venire una gran paura. Molte persone avevano provato a soggiornare in quella casa, anche perché il prezzo ovviamente era favorevole, ma erano state tutte costrette a fuggire fin dalla prima notte. Un giorno si era presentato da Atene un filosofo, Atenodoro, il quale aveva saputo di quanto poco costasse la casa e aveva deciso di provare a eh, risolvere la questione. Si era fatto portare un letto con un piccolo tavolo nella parte più vicina all'ingresso della casa e si era fatto portare uno stilo e delle tavolette. Era calata la sera, lui si era messo a lavorare alla luce eh, di, di una candela o di un piccolo fuoco e ad un certo punto aveva iniziato a sentire questo rumore di catene. Aveva cercato di non voltarsi, il rumore di catene era aumentato sempre più forte, fino a quando ad un certo punto era stato costretto ad alzare la testa e di fronte a sé aveva visto questo spirito di quest'uomo barbuto, il quale gli aveva fatto degli ampi gesti chiedendogli di seguirlo. Atenodoro aveva resistito perché ovviamente temeva di far la fine di tutti gli altri che avevano lasciato la casa gli aveva chiesto di aspettare ed era tornato a, ehm, a scrivere lo spirito era tornato a muovere le catene a chiedergli di nuovo di andare via Atenodoro aveva aspettato e tutto questo si era ripetuto un po' di volte fino a quando ad un certo punto lo spirito stanco di aspettare il filosofo aveva lasciato la stanza e seguito proprio da Atenodoro ovviamente a giusta debita distanza aveva raggiunto un punto nel giardino e qui era sparito Atenodoro. Aveva preso delle foglie, le aveva poste nel punto in cui il fantasma era sparito. E il giorno dopo si era recato dalle autorità e aveva chiesto di scavare proprio in quel punto. In quel punto era stato trovato il corpo di un uomo seppellito, e imprigionato dalle catene, chissà da chi. Il corpo era stato poi sepolto con tutti gli onori, questo aveva placato questo spirito vendicativo, possiamo dire che fosse un lemure in effetti, e aveva quindi ripristinato la pace della casa, che a questo punto Atenodoro si era trovato con un investimento decisamente buono. Insomma, siamo ancora solo al mondo romano in questa nostra trattazione, siamo ancora duemila anni fa, eppure siamo già arrivati ad avere i fantasmi che attraversano le case scuotendo le catene. Come vedete certe tradizioni che sembrano essere state inventate dai romanzi dell'Ottocento o nei film di Hollywood molto più recenti, in realtà sono decisamente più antiche e molto più vicine a noi. Io mi fermo qua, spero sia stata una puntata interessante, ripeto ancora una volta, ovviamente ci sarebbe da parlare dell'aldilà, ma vi rimando alla puntata sull'antica Grecia per non ripetere le stesse cose. Ringrazio tantissimo ancora una volta Antonella Romano che come sempre mi ha mandato valanghe di materiale e io cerco sempre un po' di prendere in modo da fare un discorso organico senza eh, perdere troppo, ma ogni tanto magari alcune cose si possono aggiungere, poi io so benissimo che lei verrà qua sotto nei commenti a mettere la sua bibliografia per chi volesse approfondire per il resto come sempre io ringrazio abbonati patreon e chi fa donazioni sul conto paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Italo Muraro. Peraltro siamo a fine mese, quindi vi anticipo come sempre che di qui a qualche giorno eh, per, per gli abbonati sarà poi disponibile tutto resoconto su come vengono spesi i loro soldi per il canale, tra persone che aiutano, materiale, quant'altro, così almeno sapete come viene utilizzato il denaro. Comunque grazie mille a tutti. Per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore e nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia, a presto, ciao ciao!